motore, questo qua, dicevamo, è un 6 cilindri, 8 cilindri di cilindrata, però sono alcuni degli studenti dell'IPIA di Sassari dell'Industriali che stanno proveranno l'ebbrezza del volo, come ha detto il comandante. Sicuramente hanno iniziato con il corso. Com'è stata questa esperienza, ragazzi? No, molto interessante. Interessante soprattutto dato che ci hanno dato la probabilità, cioè la possibilità soprattutto di volare o come piloti o come passeggeri, è stato molto bello. Molto stimolante. Diciamo per così. Le ragazze, esatto, perché è un mondo un po' più maschile. Non è un'esperienza, esatto, che capita sempre, quindi bisogna accoglierla. Sì, è stata una bella esperienza, più unica che rara, però speriamo vada bene il volo, andrà bene. Andrà sicuramente bene, siamo in buone mani. Ma qualcuno di voi pensa che questa potrebbe essere la strada per il futuro? Non penso l'aeronautica, però sicuramente l'arma militare, sì. No, però da piccolo ho avuto un po' di passione per l'aeronautica in generale. Infatti volare mi è sempre piaciuto, sempre apprezzato questo mondo. Mi piacerebbe molto diventare pilota e credo sia un'occasione da non sprecare. Assolutamente, abbiamo il privilegio di essere qui, abbiamo avuto la fortuna di trovare degli insegnanti importanti, quindi è da cogliere al volo. E speriamo che sia solo l'inizio. Ok, il corso di cultura aeronautica organizzato dall'Aeronautica Militare e dal 60° Stormo tocca Alghero dopo 2 anni di attesa, annullato 2 anni fa per via della pandemia, è stato riprogrammato per quest'anno, è una grande opportunità e come già accennavo durante la conferenza stampa per la presentazione degli eventi di Alghero, l'aeronautica quest'anno ha deciso di investire molto su Alghero, cominciando appunto dal corso di cultura. Oggi Media Day, voli per le autorità e per i dirigenti delle scuole, una grande opportunità di vedere anche Alghero dall'alto con una prospettiva solitamente non usuale. Il corso si prefigge appunto lo scopo quello di insegnare i valori e la cultura dell'aeronautica militare nelle scuole e i migliori studenti qualificati al corso che si è tenuto nelle scuole di Sassari oggi avranno l'opportunità di provare con mano l'ebbrezza del volo sedendosi ai comandi di questi CI 208 che vedete alle mie spalle. In particolare, ma anche Sassari, perché questo è un aeroporto evidentemente del territorio, e in più con la partecipazione delle scuole, anche con una prospettiva di occupazione nuova, di lavoro futuro. Io penso che sia una bellissima giornata con tantissimi ragazzi, tantissimi studenti, e mi pare che sia davvero un legame inscindibile ormai quello che esiste fra l'aeronautica militare, Alghero e anche il nostro territorio.